Perché definiamo i colori caldi o freddi? Sono delle definizioni molto antiche, relative al mondo della natura. Il giallo, il rosso, l'arancio sono sempre visti come colori caldi perché rievocano il fuoco, il sole, quindi il tepore. Il blu invece è un colore freddo, il blu, il viola, vengono visti come colori freddi perché rievocano la notte, quindi le temperature più rigide, i ghiacci, le distese del mare. Quindi tutti elementi molto freddi. Bene, da questo deriva la sensazione che il colore dà, perché associamo il colore a momenti di vita vissuta, alle sensazioni che proviamo, e riusciamo a trarre queste sensazioni anche quando le vediamo disegnate su un qualcosa che non emana né calore né frescura, perché percepiamo quella atavica conoscenza dell'esperienza umana.